Ciao bambini e ciao bambine, benvenuti al nostro appuntamento con i cinque sensi. La giornata di oggi è dedicata all'udito. Come ben sapete, la parte del corpo che ci permette di sentire i suoni è l'orecchio, che nella parte esterna ha la forma di una conchiglia. Ed è proprio questa forma particolare che ci permette di raccogliere i suoni e portarli nella parte interna dell'orecchio. Nella parte interna dell'orecchio abbiamo una piccola orchestra. Quando il suono arriva all'interno, fa vibrare una piccola membrana chiamata timpano, che è come la pelle di un tamburo. Ogni suono che entra nell'orecchio fa vibrare il timpano e questo è il primo passaggio importante per percepire i suoni. Lo sapevi che le parti che compongono l'orecchio interno sono anche quelle che ci permettono di stare in equilibrio? Ecco perché quando si infiammano in particolari situazioni, come per esempio quando abbiamo un raffreddore, può succedere di avvertire dei capogiri o delle vertigini. Mi raccomando, facciamo attenzione ai rumori troppo forti perché possono danneggiare il nostro udito. Una delle cose più belle che possiamo fare con il nostro udito è ascoltare la musica oppure i suoni della natura. Ma a proposito, vi va di giocare con i suoni? Ho qui con me un libro che fa proprio al caso nostro. Ciao, questo è O, un libro che fa i suoni. E oggi a leggerlo con me ci sarà un aiutante che è... Ginevra. Ginevra, la mia bambina, ci aiuterà a leggere questo libro. Ciao Ginevra, vuoi giocare? Sì! Allora Ginevra, appoggia il dito su questo pallino e di oh! Oh! Bene, ora appoggia il dito su questo piccolo pallino e di un piccolo oh! Perfetto, poi appoggia il dito su questo grande pallino e di un grande oh. Bravissima, continuiamo? Sì! Segui i pallini. Oh oh oh, oh oh oh. E adesso tantissimi O! Bel lavoro, bravissima! Continuiamo? Sì! Ecco un nuovo amico. Appoggia il dito su di lui e di... Ah! Molto bene! Adesso facciamoli parlare. Cosa mai potranno dirsi? Oh oh oh, ah ah ah, oh oh oh. Adesso accompagnali a fare una passeggiata e fai attenzione, si sale e si scende. Oh, oh, oh. Fantastico! Continuiamo? Sì! Guarda, un altro amico! Lui è wow! Digli ciao con un dito. Wow! Adesso inventa una canzone e seguila col dito. Oh oh ah ah oh oh am ah. Oh oh ah ah. Oh ah oh ah oh ah oh ah oh ah. Carina! Ma Ginevra, tutti questi suoni non ti hanno fatto venire voglia di inventarne di nuovi? Sì! Ci vuoi provare? Sì! Su! E adesso tocca a te. Ti va di provarci anche tu? Dai, proviamoci! Contiamo i no? Appoggia il dito forte!
Sei pronto? Appoggia il dito in alto, fai un bel respiro e preparati per il più lungo del mondo. Oh, guarda, è arrivato anche A. Falli parlare come due robot. E adesso che ne dici di inventare una canzone come ha fatto prima Ginevra? Oh no, ma che succede? Ai ai ai, A e O stanno bisticciando. Guarda, è arrivato anche Wow! Fagli fare i rumori delle macchinine! Mi sa che è arrivato il momento di salutarci. Inventiamo una lingua sconosciuta per darci l'arrivederci. Siete stati tutti molto bravi. Io vi saluto, ci vediamo la prossima volta. Ciao!